Roma, un peccatore Yannick Ingright Sprinkling dalle gioie e alle soddisfazioni di Miami. Ai Masters 1000 il blu viene rilasciato dal russo Andrei Rublev nel round di 16 e guadagna i quarti di finale, per essere giocato contro il finlandese Ruusu Vuori. Ma è domani. Parla di oggi 1 ora e 12 minuti per sbarazzarsi del numero 6 nel mondo, una perentoria 6-2, 6-4 a Rublev che sembrava inaspettato davanti a un peccatore con una solidità mortale, perfino sotto rete ho visto tasto di sosta che persino Stefan Edberg avrebbe invidiato. Sinner, classifica ATP numero virtuale 9 con questa vittoria, questi quartieristi, Sinner guadagnano praticamente un'altra posizione in classifica, eguagliando la sua classifica in alto numero 9 al mondo. E se nessun doppio fallo, 85% punti al servizio e 68% sulla seconda palla punto e poi 58 punti. Ecco, questi sono i dati che certificano il dominio netto dell'italiano e, aggiungiamo, una vittoria come questa non solo si fidano. Da un messaggio forte agli altri, conferma la settimana di crescita di settimana del peccatore. Cerco tutto per fare del mio meglio, Rublev non è stato un avversario facile perché ha bisogno di bene e tira forte. Ho dovuto cambiare il mio tipo di gioco, l'ho fatto e ho servito ancora meglio. Così caldo l'analisi di Yannick Sinner, il mio livello era eccellente, mi sono sentito bene. Dal punto di vista del servizio è stata la partita in cui ho servito meglio. Ho cercato di cambiare tattica, ho cercato di essere più aggressivo. Sono soddisfatto, andiamo avanti così. Bene, e poi futuro il quartiere finale è assolutamente a portata per giocare round di 16. Ma sarebbe una meravigliosa vendetta della partita californiana dei Pozzi Indiani. Trevisan fuori dai quarti di finale, Martina Trevisan invece si è fermata nei quarti di finale. La 29enne Firenze, numero 24 della classifica e 25 di Semina, si è arresa al kazak Elena Rybakina, seminato numero 10, che si è imposto in due set con il punteggio 6-3 e 6-0. Per un posto nell'ultima Rybakina lo vedrà con il vincitore della semifinale tra l'American Jessica Pegula e la russa Anastasia Potapova.